anzi dal primo minuto, perché alle 5 eravamo già in pronto soccorso per fare le evacuazioni, quindi abbiamo iniziato da lì e poi dopo, finite le evacuazioni dalle 5 del pomeriggio, ci siamo divisi sia io che Muccerini, che è l'altro coordinatore di Modena, e abbiamo iniziato ad allestire il campo. Dopo è arrivata tutta la colonna Emilia-Romagna delle ambulanze, eccetera, eccetera, e abbiamo fatto l'allestimento di questo campo. Noi abbiamo volontari che sono qui dalla mattina alla sera, vanno a casa a dormire con le famiglie giustamente, però arrivano alle 7 al mattino, vanno a casa alle 2 di notte e sono praticamente tutti qua. E noi siamo diventati un campo logistico, un campo sanitario, diciamo così, per le ambulanze, un punto di riferimento per le ambulanze che sono qui, che vengono richieste. Abbiamo 16 ambulanze e 5 pulmini attualmente che stanno facendo trasferimenti in tutta la regione, perché avendo evacuato nella stessa giornata anche l'ospedale di Carpi, abbiamo tutte le ambulanze qui che fanno base a Mirandola e poi da qui partono e vanno via. Attualmente, oltre a fare questa cosa, diamo da mangiare a tutti gli sfollati di Mirandola che non hanno voglia di tornare in casa perché hanno paura, quindi la nostra cucina mediamente fa 700 pasti al giorno, quindi sia colazione, pranzo e cena. Per quanto riguarda la nuova sede della Croce Blu, questo bellissimo regalo che ci ha fatto la Croce Bianca di Bolzano, che in 2 giorni ci hanno reso agibile una nuova sede, un punto di riferimento, insomma, per la cittadinanza mirandolese. Allora, lì mi hanno fatto uno scherzone, tutto il contingente che c'era qua la settimana scorsa, che è andato via poi domenica, è andato via ieri, e mi hanno tenuto impegnato in altre cose che così non potevo vedere. Con i ragazzi della Croce Bianca di Bolzano sono andati là con un camion, hanno smontato l'insegna che ancora era sulla sede, poi l'hanno rimontata qui, mi hanno fatto quei 2 bellissimi cartelli firmandoli, autografandoli con tutti i 2 contingenti ed è stato un regalo bellissimo, roba che mi sono messo a piangere. Non, ho ceduto su queste cose qua che comunque è importantissima per me, perché io ci credevo molto nella sede, perché la sento come un momento di aggregazione tra i volontari e quindi questo sarà il nostro nuovo punto di partenza per la Croce Blu di Mirandola. Buongiorno! Buongiorno! Ce l'hanno portato qui. E adesso lo stanno montando pezzo per pezzo, perché praticamente era.